Si chiamava Salvatore Sclafani, il bambino di 4 anni che ieri sera è morto dopo essere caduto dal carro allegorico Volere Volare, costruito dall'associazione culturale E Ora Li Femmi Tu, che stava sfilando a Sciacca, AG. Il sostituto procuratore della Repubblica Roberta Griffo, che ieri ha raggiunto il luogo della tragedia avvenuta in via Incisa, ha sequestrato il carro e ha già sentito alcuni testimoni. È tuttora incerta la dinamica dell'incidente. Durante una sosta della sfilata, il papà avrebbe messo il bambino sul carro per scattargli una fotografia, ma non appena il trattore che trainava il mezzo è ripartito, il piccolo Salvatore è finito per terra, sbattendo violentemente la testa. Vani i tentativi dei sanitari, è stata un'ambulanza della Croce Rossa, che svolgeva il servizio di soccorso all'interno del circuito del carnevale, a trasportare d'urgenza il bambino nell'ospedale Giovanni Paolo II, dove però si sono rivelati vani i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Un'altra persona, che ha assistito all'episodio, è stata colta da malore, ma le sue condizioni non sono gravi. Appresa la notizia della tragedia, gli organizzatori del carnevale hanno subito annullato la manifestazione, e tutti gli altri carri in concorso hanno spento la musica e le luci. In ospedale si è recata anche il sindaco Francesca Valenti, siamo tutti sconvolti, dice, è una tragedia che ci coinvolge, siamo vicini a questa famiglia. La polizia indaga e la procura apre un'inchiesta, il bambino era stato messo sul carro Volere Volare, dell'associazione E Ora Li Femmi Tu, mentre era fermo, dal padre che voleva scattargli qualche foto. Appena il carro trainato da un trattore si è messo in movimento, il bimbo ha perso l'equilibrio cadendo a terra e sbattendo la testa. Il bambino è stato portato nell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove sono andati anche i familiari, straziati, e il sindaco Francesca Valenti. Il carnevale a Sciacca si era aperto ieri, ma i carri hanno cominciato a sfilare questa sera. La polizia indaga e la procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta.